You come here, ass. Secondo te è normale che una singola persona possa mandare un messaggio a 477 milioni di persone senza che nessuno lo controlli? Cioè, se Hitler avesse avuto Instagram avrebbe detto: e così che cazzo ci ho? È troppo facile. Dice, vabbè. Ma Hitler era pazzo? Sì, perché Cristiano Ronaldo sta bene. Oh. Lui ha vinto tutto, ma ancora quando lo sostituiscono esce dal campo e piange come un bambino di 8 anni stupido. Quando finisce le partite, invece di tornare dalla moglie e dai figli, si fa le docce nel ghiaccio per essere ancora più performante. Cioè, Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte al mondo a giocare a pallone e chiunque sia il numero uno nel proprio campo è pazzo dalle gare. E ve lo dico per esperienza personale. Bitches! Yes! 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 Ora, Cristiano Ronaldo ha 37 anni, quindi l'età lo porterà a dover lasciare il calcio. Ma non lascerà il calcio un campione, lascerà il calcio un malato di mente che può influenzare 477 milioni di persone. Io mi cago sotto. Dico, su 477 milioni di persone che lo seguono, vuoi che non li trova 20.000 imbecilli disposti a combattere la sua jihad? Cioè, ricordiamoci che l'essere umano nella storia ha ucciso in nome di Dio che non esiste. Figuriamoci se un po' ammazzare il nome di Ronaldo. No, la cosa che mi tranquillizza è che lui è un calciatore, quindi ragiona coi piedi, non è uno scienziato, quindi non ci pensa al male che può fare. Ma secondo me prima o poi qualcuno del male con Instagram lo farà. E sarà un italiano, dai. Ci abbiamo una bella tradizione, no? Beppe Grillo con un blog ha portato elettricisti e fornai in Parlamento. Matteo Salvini con Facebook ha portato la Lega Nord a vincere al Sud. Lo sappiamo tutti, chi farà del male in politica con Instagram? Chiaretta Ferragni, dai! Non lo so se lo farà, magari non le conviene, ma sarebbe perfetta. Ragioniamoci un attimo, lei in politica. Prima di tutto è donna, e una donna nella politica italiana fa ancora tanto esotico. Secondo è fregna, e in una società maschilista come quella italiana, la fregna tira sempre. Terzo è fregna, ma è femminile quanto un cespo de lattuga. Ci avete fatto caso? La vedi in foto? Bellissima. Appena parla dici boh. Cioè, se a me pistola la tempia, chi te scoperesti? Fedez o la Ferragni? Fedez tutta la vita, sì. Tutta la vita. È molto più sexy, eh. Quindi tranquillizzerebbe le donne che non si sentono minacciate. Ha costruito una famiglia bellissima, si è costruita un impero e soprattutto ha la caratteristica migliore per fare politica in Italia. Non gli frega un cazzo d'etica, insomma, cioè, non si fa troppi scrupoli. No, forse l'ho notato solo io, no? Negli ultimi 4 anni e mezzo, lei e il suo first lady, Fedez, hanno costantemente pubblicato la vita dei propri figli online. Tutti i santi giorni. Io 20 anni fa ero stato al cinema a vedere un film bellissimo che vi consiglio, The Truman Show. Quando uscii dal cinema, sono rimasto, sai, con quel groppo, dicevo, ma che succederà in futuro? Ero preoccupato. Oggi lo posso dire, il Truman Show è diventato realtà con una spennellata di pedopornografia. Oh! Dai, che gran momento storico è per essere un pedofilo adesso. Dai, su, è il momento migliore di tutti, no? Cioè, sti due genitori che per vendere 2 magliette in più mettono la foto della ragazzina di un anno in costumino, in topless, e per sessualizzarla ancora di più ci mettono le stelline sui capezzoli. Che è un pedofilo che dice, oh, avete apparecchiato, io magno, eh? Sì, 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 io magno di brutto. Oh, che fatica che fate, che fatica. In realtà loro avevano pubblicato anche la foto della piccolina attaccata a una flebbi in ospedale, evidentemente per non perdere il target dei necrofili, ma quella volta purtroppo è andata male, la piccola Vittoria è sopravvissuta. Io ho assistito proprio su Instagram alla nascita del primogenito Leone, io me lo ricordo, seguivo Chiaretta e vedo nascere questo bambino bello, biondo, lo seguivo tutti i giorni, era bello, era sorridente, e divertente, senza un attimo di cedimento, veramente, dico, questo è un super uomo. Solo una volta lui stava piangendo e vedi Chiaretta che prende il telefonino e ci dice, guardate che succede quando lo inquadro con la telecamera dello smartphone. Lui stava piangendo, appena vede lo smartphone inizia a ridere.
E lei ho pensato, certo, questo a 2 anni già recita meglio di me, mortacci sua, però no, però mi stava ancora simpatico. Poi ho iniziato a vedere che c'era delle pagine fan. Io salgo, faccio sto lavoro da più di 20 anni e ho meno di 22.000 follower su Instagram. Lui a 4 anni e mezzo già c'ha 120.000 follower. E già un pochino mi stava, insomma, però ancora gli volevo bene. Fino a che a un certo punto ho visto la casa che c'ha. E mi sono ricordato la mia infanzia. Io sono nato alla Magliana, un quartiere poverissimo, popolare, giocavo con Big Jim col braccio rotto e ho visto lui su questo attico, con questo super terrazzo, con una vera pista per treni che camminavano e lui stava sopra col cappelletto tutto tronfio, borioso, a fare il capo stazione. Ho pensato, sto bambino è un pezzo di merda. Un pezzo di merda. Cioè, ho appena dato il pezzo di merda a un bambino di 4 anni, cioè, non lo so, ma io lo odio, non è colpa mia, perché lo percepisco come un essere insignificante, borioso, inutile, tipo Andrea Scanzi. Sì, beh, non è colpa mia, sono loro che l'hanno reso soggetto pubblico, se no io non gli avrei detto niente. Ma voi vi chiedete mai perché mettono i bambini nelle Instagram Stories? Perché tu smetti di vedere l'artista o l'influencer, inizi a vedere una famiglia e ti ci leghi come all'eroina. Voi pensate davvero ci sia anche una sola persona in Italia che segue Fedez per la musica che fa? Dai, lo segui in quanto zio, eh. Dice, vabbè, ma che problemi c'ha il piccolo leone, per esempio? È bellissimo, certo è bellissimo, oggi. E se diventa obeso? Pensa in prima elementare che lo inizia a bullizzare tutti, lui potrebbe vivere la crisi dell'attore hollywoodiano in mezza età a 6 anni. No, io l'unica cosa che mi tranquillizza è che Leone e Vittoria avranno una grande possibilità nella vita. Una volta compiuti 18 anni potranno andare da un avvocato e dire, avvocato, guardi, hanno i nostri genitori pubblicato tutta la nostra vita online fin da quando siamo nati, non abbiamo avuto il modo di dargli il consenso, ma secondo lei ci sarebbe la possibilità di chiedere un piccolo risarcimento danni? E cara Vittoria e caro Leone, io vi posso garantire che qualsiasi avvocato sulla faccia della terra vi risponderà solo una cosa: glielevamo tutto, mortacci loro!